Sì, avevamo così preso un gol all'89esimo, se non sbaglio, e fatica a dare responsabilità a qualcuno della squadra perché obiettivamente è stato molto bravo il giocatore del Pescara, adesso non mi sovviene, Clemenza, che ha fatto un grandissimo gol, se non sbaglio ha tirato quasi da 24-25 metri, però la squadra ha creduto di poter segnare un'altra volta. L'errore è stato quello forse di non gestire benissimo la superiorità numerica, perché è vero che il Pescara non era stato mai pericoloso durante tutta la gara, però poi può sempre capitare di prendere gol o su una mischia, o su un calcio piazzato, su un'azione oppure su un colpo balistico così di grande bravura del giocatore. Perciò dovevamo fare il gol del raddoppio, invece lì abbiamo un po' peccato, però credo che la squadra abbia meritato perché il Pescara, offensivamente parlando, è una delle formazioni migliori e noi oggi l'abbiamo limitati molto bene. Si può dire che il Pisa è ripartito di Salerno, perché si è rivisto quel Pisa propositivo, tonico e anche capace di guadagnare metri nella metà campo avversaria. Sì, abbiamo fatto bene e devo dire che anche il Pescara ha giocato una buona partita e tenendo conto della situazione i ritmi sono stati anche buoni. Ripeto, se c'è un appunto da fare alla squadra è quello che dovevamo cercare il raddoppio con più insistenza. Si è parlato tanto dei cinque cambi, anche stavolta cinque cambi e questa volta un cambio decisivo, quello di Sottimo che è entrato e ha risolto la partita. Sì, abbiamo detto che abbiamo una rosa di tutti i bravi giocatori, tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, Davido a Soddimo, a Pisano, a De Vidis e a Pinato che ha messo una gran palla sul gol. Che campionato si sta delineando in queste prime 2 giornate? Il Cosenza va a vincere a Cremona, il Livorno vince all'Investavia, tante partite, tante vittorie fuori casa, ma soprattutto una classifica che sta prendendo dei contorni che comincia a essere definitivi. Sì, ma mancano ancora troppe gare. Il campionato di Serie B è sempre il solito, nel senso che è un campionato dove ogni partita può sembrare una frase solitamente fatta, ma è la verità, in ogni partita ci sono grandi difficoltà nell'affrontare qualsiasi tipo di formazione, a mio avviso, e la dimostrazione viene data anche dai risultati di questa sera. La cosa che ti è piaciuta di meno, l'hai già detta, scusa di non aver chiuso prima la partita, la cosa che ti è piaciuta di più di questo Pisa di stasera? Beh, abbiamo fatto a mio avviso un buonissimo primo tempo, giocando bene anche in ampiezza, abbiamo fatto un gol di quelli che ci capitano spesso, con una bellissima azione e un buon posizionamento in area, eravamo quasi in parità numerica in area con quelli del Pescara. Ci sono state varie cose positive, però se devo metterne una più di tutte, abbiamo dato dimostrazione di una buonissima solidità. Infatti il Pescara è stato pericoloso, o meglio, ha segnato soltanto su quel gran tiro di Clemenza. E per il resto non ci ha mai impensierito, nonostante il Pescara disponga di giocatori veramente forti a livello tecnico. Lì si è ammonito, sarà squalificato nella partita con lo Spezia. Sì, avevamo diversi diffidati, tra cui Lisi. Sicuramente giocherà qualcun altro e credo che si farà trovare nella maniera giusta con la concentrazione che ci vuole per giocare una partita così importante. Ultima domanda, quanto avresti scommesso sul 2-1 del Pisa dopo quel gran gol di Clemenza? Obiettivamente non molto, sono sincero perché la squadra era anche abbattuta, era normale dopo una situazione di questo tipo, però diciamo che abbiamo avuto l'azione con Gucker, se non sbaglio, inizialmente, e poi abbiamo avuto l'azione del gol. Cioè, in 2 minuti ci siamo riproposti 2 volte in situazioni molto pericolose, vuol dire che la squadra sta anche molto bene dal punto di vista atletico.